Dai, frate. Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Siamo qua con la missione numero 7 di GTA 5, la cocca di papà. Non la coca, la cocca, precisiamo. Oggi torneremo a fare le missioni per Michael dopo la piccola scappatina con Franklin. Tra l'altro questa doveva essere la missione 6, in realtà poi è stata anticipata da Chop. E niente, la scorsa appunto Chop abbiamo portato a giro il cane che ha catturato un uomo che abbiamo poi caricato sul furgone e poi non ce ne siamo fatti niente. Comunque, like al video, iscrizione al canale e noi passiamo drittamente allo Santos. Tra l'altro siamo già a casa di Michael, quindi è perfetto. Eccoci qui. Posso farlo passare il tempo prima? No, perché la notte mi disturba. Allora, lui non può correre nel cortile, però può correre in casa. Molto sensata questa cosa, davvero. Se è 36 del mattino è perfetto. Va bene. Allora, la scena... Ah, wow, c'è il timelapse, che palle. Vabbè, comunque, la cutscene iniziale di questa missione è esilarante, una tra le più divertenti che ci siano. Questo sono io quando gioco online, eh. Palese. Jimmy! God damn. The fuck you doing? Nothing. Really? Because I keep hearing hermaphrodite this, a cock that. Go away. What? You go watch your linear entertainment. Go watch porn. Just go away. Shit. Boom. Fuck you! What the fuck? Disrespectful little asshole! I can't believe you did that! That's my TV! You don't talk to me like that! I can't believe you... Mom was right about you! You don't know any no. better, you can't help it, but you're an asshole! Yeah, well, why don't you do something then? Besides just stand there. Why don't you hit me? Is that what you want, to be hit by your son? Yeah! No! I just want you to do something! Besides, sit there, eating! Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. I just wish we could do things together. Yeah, what things? I don't know. Di certo, se qualcuno venisse e mi spaccasse la TV che mi sono comprato, mi dice se voglio fare qualcosa con te, l'unica cosa che potrebbe fare con me è rientrare nel televisore con la testa. Cioè, sinceramente. A bike ride along Vespucci Beach? Ok, Dad, I got just the thing to show you. Non ce ne frega un cazzo di quello che ci deve mostrarci, fratello. Cioè, forse non hai capito. Vabbè, noleggio delle biciclette. Day was going so well until you showed up. You know that? Dai, frate. Well, you're lucky to even be allowed out of the house after that boat stunt. If I'm hanging with you, I'm listening to my music. Oh, hell yeah. What's the big deal? Ha detto la sua musica, Matteo. Gli ho messo il turbo, ragazzi, tutta un'altra macchina. Si umica sta macchina qui, ragazzi. No. Lo sapevo. Non pensavo ci fossero macchine sulla sinistra. Tanto l'ho ammazzato quello là, poveraccio. Shut your pie. I think we'll both be happier if we can spend as little time. We can spend as little time in this vehicle as possible. God, you think I've got learning difficulties, huh? Take a good long look in the mirror, pal. I'm not the one who doesn't.
No, not Lister Spick, Jew boy, or an ass munching homo. Oh, there was me thinking there's a difference between witty bitch. In questa missione, ragazzi, ci dovremmo dar da fare. Ve lo dico già. All'inizio è molto chill, ma poi sarà tosta. And you never care. Here we are, the bike rental place. Please don't shoot the bike rental guy out of like force of habit. C'ho la pistola, sì, tra l'altro puoi anche farlo. Hey, you! Two bikes. Take your pick. Hey girl. Due bici. Frega un cazzo se la paga o non la paga. È vero, si guida con X. Si frena con L2 e con R2. Boh, vabbè, con L2 si va tipo indietro. Ok. Ah, sono i due freni, L2 e R2, ok. Ha senso, ha senso, ha senso. Grande, Adri, sei completamente fuori pista. Allora mi ricordo bene. Minchia, a tratti è più veloce della moto. No, sto scherzando. Bel culetto, Michael, complimenti. Ti tieni in forma. Bullshit. Poi in ciabatte e pantaloncini c'è il gioco, ce l'ha dato già pronto per questa missione, eh. Cioè, sono mica... mica scemi, eh. Motherfucker, toglietevi. Ragazzi, ma mica sta passando un terrorista, sta passando uno che corre in bici. Quell'altro ciccione dov'è? Body shaming, scusate. Però a volte ci vuole. Miau. Ma come ha corto di forze, dai. Ok, vai di inerzia. Dagli ultimi metri devi farli a modo, eh. No way. Che poi andremo a fare il triathlon. Ma che cazzo. E devi essere allenato. Mamma mia. Looks like you're buying your own TV. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Addirittura. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, ha ragione, però. Sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat. The one that makes a young, impressionable girl drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck! Ah! Dad, wait! Non c'è da guardare col binocolo, anche mi sbaglio, eh. Ok, magari non facciamoci mangiare dagli squali. Dai, mai, oh, dai. Di resistenza come si è messi. Ah, però c'ha tanta furtività. C'ha più furtività del mio personaggio di GTA Online rango 90. No, raga, io con lo stealth, se non è tipo i primi Assassin's Creed, nada proprio. Zero. Non ho pazienza per fare alcune cose. Non so, sbaglio. Andiamo a fare le persone serie. A differenza di sua figlia. Hey, Magic! Whoa, whoa, whoa! Plus, we're taking you out of here.
Dad, you're embarrassing me. These are my friends. Yeah, you're embarrassing her, dude. They're shooting porno here. They shoot porno all over town. Mom rented our house to them last summer. What? Our house? Yes. Huh? Isn't it awesome? Let's go. Those walls can talk. You think I do it? Hey! No! Hey! Shit, ain't cool, Daddy. Man. What are you doing? Hey! Man! I like him! What's your problem? You're such a jerk! Come on! Dad, you dumbass! These guys are serious! Yeah, well, so am I. Talk to the scene of my fucking boat! Oh, motherfucker! Get on! Now! I'm about to skin you alive! Va bene, scogliami vivo. God damn it! Go! So, Trace. Oh my God! Shit! They're shooting at us! My dad doesn't miss it! Ok, sono immortali, ho capito. We'll lose. Ti puoi sparare quante volte vuoi, ma non muoiono. Sono queste le cose che ho di GTA. Anche a GTA 4 era così. Se alcuni inseguitori non è il momento di ucciderli, gli puoi veramente anche lanciare le bombe e non muoiono mai. Ci siamo andate con loro. Cioè, mica t'ha costretto nessuno, E non ti lamentare, testina di minchia. La testina di minchia lo sono io. Se continuo a far così il coglione. Ok, ci siamo, perfetto. Vabbè, è un po' una cazzata sta missione. Neanche un graffio. Cool. See, it's okay. I'll take you back to Jim. Diciamo che non era tanto salutare andare di qua. Okay. No, it's not okay. Not at all. Hey, we're alive, aren't we? Those psychos didn't kill you. Psychos? Only you could get me chased out of a party with effing guns. Yeah, huh? Well, maybe you're in the wrong fucking parties. E tu hai spoilerato tutto, quindi insomma, cane che si morde la coda. Addirittura. Ma salvare i figli, poverino. Vabbè. Mi ha messo un pochino troppo a nuotare, però vabbè. Va bene, allora potremmo fare dietro perché le abbiamo fatte tutte, bicicletta, nuoto e corsa. E qui ragazzi io vi saluto. Cosa vuoi tu? Fai lo stronzo con me? Fallo pure.
ma pigli delle botte, fratello. Anyway, ci spostiamo con Franklin e ci vediamo la prossima volta. Ancora sto furgone del cazzo. E ragazzi, vi saluto. Grazie di tutto. Noi ci vediamo alla missione numero 8. Like al video, iscrizione al canale e ci vediamo very soon. Bacione da Adri, alla prossima.